Ricordate questo logo, più tardi diventa importante. È abbastanza alta. Fino a questo punto è alta 518 piedi, pari a 158 metri. La torre di Blackpool. 158 metri. La torre è alta 518 piedi e 9 pollici. In una giornata limpida, la torre di Blackpool si può vedere perfino da Galles e dal Lake District. Così è come si vede di notte. Adesso osservate al logo che cambia anche colore. ...29,35 miglia, pari a 47 chilometri di distanza. Non sto affermando che abbiamo una misurazione accurata al 100% su queste misurazioni, ma di sicuro non ha differenze enormi qui. Ripeto, non credo che questo dislivello fornisca grosse differenze. Fintanto il calcolatore Metaflamp corregge del 15% il dato della trascurabile rifrazione, non avevo alcuna rifrazione di quell'esagerato 15% delle condizioni standard. L'effetto della rifrazione è trascurabile. In circostanze standard gli effetti sono trascurabili. È in circostanze non standard quando vediamo veramente alcuni fenomeni atmosferici strani. Probabilmente il più noto è il miraggio inferiore, che si verifica quando le regioni inferiori dell'atmosfera sono molto più calde delle regioni superiori, come nei deserti. Poiché l'indice di rifrazione è una funzione inversa di temperatura, i raggi di luce vengono piegati verso l'alto e ciò che vediamo sul terreno è in realtà l'immagine degli oggetti sopra di esso. Trascurabile, così piccolo e non importante che non ha valore, insignificante. Dovrebbe essere coperto del 70% posto sull'orizzonte, come questo. Se viviamo su una palla, ovviamente. Risultato?
Ricordate questo logo? Guarda a sinistra, ovest. Sto guardando da sud, di lato. Questa è la montagna russa alta 235 piedi, pari a 71 metri, con la ruota di luci sul lungomare. Combacia con quanto affermato della Terra sferica? Ovviamente no. Non c'è alcuna prova credibile di una Terra sferica. Non viviamo su una palla.